amici e benvenuti a questa mia ennesima puntata di Shopping Compulsivo. Siamo qui oggi per andare a vedere recensire insieme un mio ennesimo acquisto. Ho comprato un altro portafoglio di questi qui della Tigra Tigro. Non sbagliamo. Questo qui, quello rosso, si era sporcato un pochettino, ce l'ho già da 7-8 mesi. È sempre molto comodo, posso inserire tutte le carte qui all'interno, vedete? Di qua, che vengono su tutte le carte. Poi qui c'è la zip, dove puoi andare a inserire monetine, dollari e l'airtag. Qui abbiamo lo spazio per andare a inserire qualche soldino o qualche raccomandato da andare a ritirare. Però voglio andare a vedere questo qui perché è un altro colore. L'ho preso un verde scuro, verde petrolio, in modo tale da non avere poi problemi tipo questo qui con questo rosso che piano piano si sta sporcando, vedete? Andiamo a guardarlo. Come al solito all'interno, non c'è, l'altra volta c'era anche una bustina, questa volta non mi sembra una bustina, c'è soltanto un fogliettino di carta velina per andare a coprire, vedete? Questo qui è quello di nuovo, questo qui sta già avendo un po' di difetti qua, è praticamente uguale, odore di pelle, non credo che sia pelle. Io vorrei provare a fare una follia perché questo qui, ok, penso che utilizzo questo qui penso che andrò a distruggerlo perché ho visto che è una cosa fighissima. Se si vanno a rimuovere i soldi e i vari fogli, questo qui ho visto che piano piano si può scollare e voglio vedere se scollandolo diventa un portafoglio di quelli che possono portare soltanto le carte senza fare troppi danni. Ecco qua. L'ho scollato praticamente da qua e qui mi ritrovo un portacarte RFID magnetico comodissimo e questo lo si può portare dietro. Quindi questo qui che si è sporcato, che piano piano non utilizzavo più, posso utilizzare anche solo questa parte qui senza andare a appiccicare. Posso ancora andare a appiccicare perché ho visto che comunque qui il biadesivo, anche se sporco, era bello, bello forte. Vediamo se riesco a centrarlo per bene. Tigra tigro, sì, sono riuscito a rimetterlo qui al posto suo e non cade, è comunque buono, non è male come adesivo, sì, non l'ho centrato tantissimo, infatti è tutto sporco ma non l'ho centrato tantissimo e adesso andrò a utilizzare questo qui nero, mi piace perché comunque è comodissimo, tutte le mie carte sono in ordine, posso prendere come le voglio, non le perdo, poi l'airtag è una cosa comodissima, visto che piano piano si è allargato un po' qua, ma davvero lo uso tutti i giorni, come ridotto qua. E quindi passo a questo qui nero, perché comunque sui 15 euro che costa questo, sui 45 che costa le clip, la differenza è quasi inesistente, preferisco spendere questo qui e comprare questo qui. Niente, grazie per essere stati qui a guardare questo video con me, ci vediamo per il prossimo, like se vi è piaciuto e ciao a tutti!